Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio salotto letterario virtuale. Oggi ci spostiamo in una città che io personalmente amo molto, che è Torino. Sono in compagnia di Edoardo Guerrini. Buonasera Edoardo, benvenuto. Ciao Paolo, ciao Edoardo, per questa soprattutto, occasione. diciamo che non ci lamentiamo, visto soprattutto tutto il contesto, possiamo dire che va tutto arci bene. Diciamo così. Intanto, eh sì, assolutamente d'accordo. Allora, Edoardo adesso naturalmente ci dirà qualcosa di sé. Io anticipo che ha già pubblicato due libri, dei quali poi parleremo, però come sempre, come ormai tradizione, io chiedo a Edoardo una piccola presentazione di sé, di raccontarci qualcosa, naturalmente ciò che vuole condividere con noi. Prego, Edoardo. Ma eccomi, nella vita sono un biologo, anche se diciamo prestato alla burocrazia, quindi ormai lavoro nella pubblica amministrazione da un 25 anni circa e mi sono sempre occupato di questioni tecniche legate soprattutto alla tutela ambientale. E ciò non toglie che in effetti la mia passione per la scrittura in forma, diciamo così, sottotraccia risalga forse al liceo e poi però è riemersa prepotentemente soltanto tipo 5 o 6 anni fa e ne è derivato il mio primo romanzo che è uscito nel 2017, poi di lì in avanti non ho più smesso. Questo è un E po'. magari continuerai anche. Adesso parliamo, diciamo, andiamo in ordine cronologico. Parliamo del primo dei due romanzi che hai pubblicato, 2017, si intitola Senza fili. So che ripercorre, tra l'altro, nella trama anche un importante fatto storico. Io, tra l'altro, che scrivo romanzi storici, ovvio che quando sento parlare di storia, subito, diciamo, la pubblicazione attira la mia attenzione. Però chiedo a te di dire qual è questo evento storico realmente accaduto in questo caso e anche di parlarci un po' di questo primo libro che uscì nel 2017, quindi circa 3 anni fa. Sì, parte dalla strage di Portella della Ginestra, maggio 1947, un fatto storico noto a tutti che ha fortemente condizionato la vita del Novecento italiano e nasce da una vicenda in parte autobiografica perché la figura del protagonista della prima parte del libro è proprio quella di un maggiore dei carabinieri che è modellato sulla figura di mio nonno materno, quindi sono memorie familiari che nella mia famiglia, di cui si parlava nella mia famiglia, anche se mio nonno io effettivamente l'ho vissuto poco perché è morto quando avevo 7 anni. E niente, quindi ho cercato di parlare di quella vicenda, lavorandoci attraverso documenti storici, le carte del processo, tutti i documenti pubblicati dalla Commissione parlamentare antimafia e Io, poi. scusami se ti interrompo, siccome non tutti magari conoscono questo episodio, io francamente sì, perché vabbè, studio storia, quindi è chiaro che diciamo, sono al corrente, però magari vuoi dire brevemente che cosa è stato questo episodio che tu citi nel libro? Parlo ovviamente del fatto storico realmente accaduto in questo caso. Certo, in buona sostanza un gruppo di cittadini e sindacalisti che si ritrovavano annualmente sul prato di Portella per festeggiare il 1º maggio fu messo sotto tiro dalla banda di Salvatore Giuliano e la strage fatta con armi automatiche, armi da guerra, da queste persone. Persone che erano appostate sulle pendici del monte che sovrasta questo altipiano, fece tantissime vittime e in pratica la ricerca del colpevole fu relativamente semplice. Fin da subito si chiarì che la banda di Salvatore Giuliano era coinvolta, ma quello che ne seguì poi fu l'interrogarsi sui mandanti, su chi aveva effettivamente interesse a questo episodio. E si tratta chiaramente di un episodio che si può inquadrare nelle intimidazioni
che venivano compiute all'epoca a carico delle masse popolari che stavano favorendo l'ascesa al potere del Partito Comunista. In quell'epoca, dalle prime elezioni che si erano tenute, il Blocco del Popolo aveva vinto le elezioni. Invece, anche grazie a queste intimidazioni, si arrivò poi alla famosa elezione del 1948 che sancì la vittoria della Democrazia Cristiana, e da lì in avanti, diciamo, il collocarsi della Repubblica Italiana nell'alveo della NATO e del blocco occidentale. Tutto questo ovviamente in una situazione in cui l'Italia era un po' la prima frontiera di una guerra fredda che si svolge in una logica mondiale dove noi eravamo proprio in prima linea, perché subito dall'altra parte della frontiera di Trieste c'era il blocco dell'Est. Certo, anche perché ricordo che stiamo parlando del 1947, quindi siamo veramente all'indomani della fine della guerra, praticamente siamo, come giustamente ricordavi tu, nella fase critica, ricca tra l'altro di gravissime tensioni a livello internazionale e a livello interno, in cui in pratica si trattava di scegliere in un certo senso da che parte stare, dalla parte, per così dire, occidentale, quindi filoamericana, oppure dalla parte del blocco comunista che stava nascendo attorno e soprattutto dominato in questo caso dall'Unione Sovietica, che all'epoca, ricordo, era governata da un signore che si chiamava Stalin. È molto interessante, ripeto, io poi lo trovo particolarmente interessante visto che ho una passione molto speciale per la storia contemporanea e quella del Novecento, in particolare primo e secondo dopoguerra, che sono ricchi di eventi, anche purtroppo, come in questo caso, tragici, che temo rendano anche sufficientemente l'idea di tutto quello che si nasconde a volte dietro anche i cosiddetti equilibri di potere, cioè un dibattito apertissimo e ricco di contributi proprio sull'inevitabile influenza che in regioni come la Sicilia, ma anche altre, penso alla Campania, alla Calabria e anche in parte alla Puglia, hanno avuto e in parte temo continuino ad avere le organizzazioni criminali, a cominciare appunto dalla mafia e poi passare a tutte le altre, Camorra, 'Ndrangheta e via dicendo. Poi all'epoca chiaramente si trattava di una, continuo a dire, di una situazione che era veramente molto molto complicata da tutti i punti di vista. E trovo anche interessante il fatto che tu hai detto, io mi sono anche documentato molto, quindi immagino che ci siano anche molti riferimenti in questo libro a fatti, oltre al fatto in sé, ovviamente, ma anche a tutte quelle che sono state, ecco, le dinamiche investigative, il processo che seguì. Quindi c'è anche un bel lavoro di documentazione storica, come dicevi tu. Sì, c'è dietro un lavoro di ricerca piuttosto approfondito. E poi mi è sembrato opportuno raccordare questa vicenda spostandola su un altro piano temporale, proprio spostandomi ai primi anni 90, quando appunto anche a seguito dei fatti del 1989, il crollo del muro di Berlino e della logica dei blocchi, fecero sì che tutto un sistema di potere venisse meno e quindi anche in Sicilia, anche a Palermo, il potere mafioso, si incrinò. E grazie all'azione di personaggi coraggiosi come Falcone e Borsellino, la Sicilia ha potuto vedere uno spiraglio di luce. Con tutte le contraddizioni e le difficoltà che ci sono ancora oggi, però tutto sommato sono cose che hanno avuto un impatto molto importante sulla storia della Sicilia e dell'Italia intera, insomma. Io che ho vissuto quegli anni, perché all'epoca avevo 18-19 anni, quando furono assassinati purtroppo Falcone e Borsellino a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro, mi ricordo bene tutto quello che seguì e forse fu in un certo senso l'inizio della fine dello strapotere mafioso in Sicilia. Non che oggi non esista la mafia purtroppo,
Però è ovvio che, come dire, quello che veniva prima in ordine di tempo era certamente un clima molto più pesante, molto più oppressivo, anche in termini di controllo politico, economico e sociale del territorio, che era veramente, io ricordo ancora, se non si va a guardare certe interviste o certi documenti storici, ricordo ancora tante persone comuni o anche sindaci, addirittura di Palermo, Vito Ciancimino, se la memoria non mi inganna, che negarono addirittura pubblicamente che la mafia esistesse, che rende sufficientemente l'idea. Sto parlando del sindaco di Palermo, che poi per la cronaca è finito sul banco degli imputati, è stato pure condannato proprio in quanto riconosciuto da sentenze definitive come affiliato a Cosa Nostra, che rende l'idea della situazione che c'era. Tra l'altro, una cosa carina che forse può essere ricordata, anche se lui stesso non ne parla mai, ricordo che il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, Piersanti Mattarella, fu assassinato proprio dalla mafia perché si era opposto a questo sistema di potere. La verità, lui non ne parla mai, forse è una forma di riservatezza, non so, da parte sua, che è anche probabilmente comprensibile, anche umanamente, però va ricordato che ci sono anche stati questi personaggi, cioè non tutti erano, diciamo così, allineati, e purtroppo a volte capitava che chi non era allineato Pagasse pagasse di persona, cioè. ed è un caso appunto che è anche significativo del fatto che uno dice alla DC, per esempio, in Sicilia erano tutti filo mafiosi, anche questo non è vero, Mattarella era democristiano ed è stato assassinato proprio dalla mafia, proprio perché non era assolutamente favorevole diciamo la connivenza col sistema mafioso, con le organizzazioni criminali. No, questo libro, guarda, io lo leggerò senz'altro, purtroppo non l'ho ancora fatto, perché ripeto, ripercorre episodi che secondo me sono molto interessanti e mi piacerebbe anche che tanti ragazzi ci si avvicinassero, magari anche leggendo appunto il tuo libro, perché è importante sapere che cosa è successo anche prima e apprezzare anche la situazione attuale. Ti chiederei, non è che per caso questo libro tu ce l'abbia adesso disponibile per mostrarcelo senza fili, voglio dire. Aspetta che Così lo lo vado a vediamo. prendere, ce l'ho. Certo, fai con comodo, prego. Che è importante anche vederli i libri, oltre che parlarne naturalmente, quindi li vediamo con piacere in questo caso. Interessante davvero, comunque speriamo di avere presto l'occasione di leggerlo. Eccomi. Eccolo qua. Si vede? Sì. Ricordiamo anche la casa editrice di questo libro, così magari chi è Ma, interessato può cercare. Salvatore Insenga, editore, Officina Trinacria. E questo libro si trova soltanto in formato cartaceo o anche in formato elettronico ebook? Solo in Eh formato no, cartaceo. soltanto in cartaceo. Tra l'altro, boh, adesso sì, si trova ancora qualche copia sui siti online. Chiaramente, diversamente diventa un po' complicato trovarlo. Magari digitando il tuo nome e cognome e il titolo senza fili, magari appunto tanto, anzi forse o in questi giorni è più facile ordinarlo online che trovarlo in Sì, giro. Le infatti. librerie purtroppo sono chiuse, accettano ordini, questo è vero, ma magari un libro vecchio è più improbabile che sia immediatamente disponibile in questo momento. Però, ecco, qui stiamo parlando di un libro scritto circa 3 anni fa, tu ne hai scritto un altro che invece è più recente, risale all'anno scorso in pratica, e anche questo secondo me è molto interessante, però chiedo a te di parlarne più diffusamente. Eccolo qua, il quaderno del fato, si vede? Sì. È appunto edito da Seme Bianco, una casa editrice romana, di cui poi magari parleremo. E il quaderno del fato è un romanzo, anche questo, però decisamente diverso, molto diverso. Alcuni lo hanno definito una fiaba addirittura, in realtà è un romanzo di avventura.
si svolge a Torino, anzi, parte in realtà da Marrakesh, poi si torna a Torino e poi si va a Samarcanda. E questo perché si va all'inseguimento di un codice scritto in persiano antico dell'undicesimo secolo, che contiene sia quartine sia formule matematiche. Contiene le quartine perché in realtà il codice, nella mia finzione romanzesca, è opera di Omar Khayyam, famoso poeta e matematico persiano realmente vissuto nell'undicesimo secolo, che nella mia immaginazione è l'autore di questo manoscritto. In effetti c'è chi lo definisce un poeta e un matematico con una immaginazione potentissima, e fu l'autore di scoperte matematiche di notevole importanza. Nella mia immaginazione queste scoperte possono essere di interesse per una banda di fanatici islamisti, perché pensano che possano essere la chiave per impadronirsi del mondo attraverso il controllo delle chiavi di sicurezza su internet. E in realtà, poi ovviamente non posso svelare troppo il finale, no, no, assolutamente, quello no. Diciamo che c'è una... i protagonisti sono è un romanzo corale, e sono una coppia di mezz'età, di marito e moglie italiani, che hanno come vicini di pianerottolo una coppia un po' più giovane di origini marocchine, e che ha due figli, un ragazzo di 18 anni e una ragazzina di 12. E poi ci sono i genitori di Franco, che è il marito di Laura. Franco e Laura sono i protagonisti, e i genitori Salvatore e Ida, che sono un anziano ex docente all'Università di Torino a matematica e un'anziana ex professoressa di filosofia. E quindi tutto questo gruppo di persone ha delle particolari capacità per cercare di svelare le formule, i segreti contenuti nelle formule all'interno del codice, e cercare poi la seconda puntata di questo codice, che appunto è nascosta a Samarcanda. Diciamo che una curiosità, a parte Torino ovviamente, hai visitato questi luoghi dove è ambientato il tuo libro o no? Dico personalmente in questo caso, parlo di Samarcanda. Diciamo che è un po' parte della mia tendenza a sfruttare le mie conoscenze, sia il Marocco, che è un paese che amo tantissimo, sia l'Uzbekistan, dove in effetti siamo stati con la mia famiglia un paio d'anni fa, e posto stupendo peraltro, che peraltro in realtà è stata un po' una combinazione, perché nello studiare le vicende della vita di Omar Khayyam ho scoperto che lui effettivamente ha vissuto a Samarcanda per un certo arco della sua vita, e quindi mi sembrava il posto più opportuno dove ambientare una parte del libro. Sì, perché molto spesso, parlo anche per esperienza, capita che chi scrive come ambientazione dei suoi lavori sceglie o ovviamente i posti dove ha vissuto, dove vive attualmente, oppure posti che magari ha avuto modo di conoscere e visitare per ragioni di lavoro, per ragioni in questo caso di piacere, come possono essere i viaggi, che è una cosa che io amo molto. Ecco, purtroppo in Uzbekistan ancora non sono stato, però Marocco l'ho visitato ed effettivamente è un paese che merita, ho visto Marrakesh, ho visto anche altre località che hanno sicuramente il loro fascino. A proposito di ponte tra le diverse culture, aggiungerei, mi permetto anche un altro commento, che il tuo libro mi sembra, vi sto parlando adesso durante del secondo, Il Quaderno del Fatto, mi sembra anche un po' un ponte tra antico e moderno, perché tu parli di una persona vissuta tanti secoli fa, però parli contemporaneamente anche di internet, quindi c'è un po' un collegamento che è anche una cosa molto, secondo me, molto interessante. Ecco, però c'è anche un'altra cosa a cui mi voglio riallacciare per tutto quello che ci siamo detti.
una citazione che compare anche nella quarta di copertina e che tu in qualche modo attribuisci ad uno dei personaggi della tua storia, che secondo me è una frase anche molto carina. Mi piacerebbe, se potessi, che fossi tu stesso a leggerla, tanto sono poche righe e credo che sia carino sentirla perché ha un significato. Guarda, già secondo me solo sentendola capiscono tutti che cosa voglio dire, perché ha un significato secondo me molto, molto interessante e anche molto profondo. Ok, leggo. Io ho amici cinesi, romeni, arabi, italiani. In classe abbiamo 7-8 nazionalità e religioni diverse e ci vogliamo bene e lavoriamo assieme per diventare cittadini del mondo. Quella gente invece vuole dividerci, vuole rendere ognuno diffidente e nemico dell'altro. È giusto combatterla, non ho nessun dubbio. Eh sì, e chi parla è Jamila, che è appunto la protagonista dodicenne Ecco, del libro. che magari vive già a differenza di tante persone più grandi di età, probabilmente abituata ormai a vivere, come lei stessa dice, in un contesto, diciamo, multietnico, perché oramai nelle classi, ecco, per esempio, ai miei tempi non era così, oggi mi rendo conto che in una classe di scuola può essere normale avere compagni che sono delle più diverse provenienze. Da chi è di altre nazionalità europee a chi addirittura viene appunto da fuori Europa, Africa, Asia, che secondo me sono le etnie anche più frequenti. No, vabbè, il discorso multietnico mi interessa molto perché io tra i vari studi che sto conducendo ce n'è uno legato alle vicende della ex Jugoslavia, dove purtroppo l'odio etnico e la contrapposizione tra diverse etnie ha portato a conseguenze terrificanti da tutti i punti di vista. Ecco perché mi piace molto questo messaggio che è contenuto in questa frase, e poi so che anche la stessa Torino dove vivi tu è una città sicuramente multietnica, cioè una città dove ci sono forti presenze di cosiddetti extracomunitari, come si chiamano in gergo, di persone della più diversa provenienza. Quindi è anche carino, secondo me, sentire come dire, una frase di questo tipo, soprattutto perché è detto da una ragazzina che ha 12 anni, a volte, i più piccoli possono insegnare anche ai più grandi. L'ultima domanda che ti vorrei fare, se tu in questo periodo stai per caso lavorando a qualcos'altro di nuovo, a qualche nuovo romanzo, qualche nuovo libro in generale. Sì, sto lavorando a un giallo che ormai è una gestazione piuttosto complicata, anche perché in effetti, nella mia esperienza di scrittore così totalmente autodidatta, cerco di cimentarmi con dei progetti sempre più complicati, per cui in questo caso sto ambientando questo giallo a cavallo fra Napoli e New York. Napoli è una città che amo moltissimo perché, come sai, è la mia famiglia è originaria di lì, anche se io sono nato a Torino. E poi invece New York, questo perché sarà un romanzo che, senza rivelare troppo, però dovrà parecchio al mondo di Nero Wolfe e Archie Goodwin, che sono in effetti tra i protagonisti di una serie di gialli che amo moltissimo, i gialli di Rex Stout. Diciamo saranno sempre in questo genere che oramai ti appassiona e ti ha conquistato. Mi dicevi che, così non ti rubo la battuta, che volevi anche spendere due parole proprio sull'editore che ti ha pubblicato il secondo libro, in questo caso quello del fatto che ricordo, io tra l'altro l'ho già incontrato come editore, non perché abbia pubblicato i miei libri, ma perché ha pubblicato il libro di un altro dei miei ospiti di qualche giorno fa, Alfio Giuffrida, Il seme bianco. Dimmi pure quello che. Ma è una casa editrice romana che fa parte di un gruppo, fa capo al gruppo Lit, che ha una sua, diciamo, consistenza e pubblica autori esordienti con una notevole attenzione nei confronti della qualità. E a me piacciono, mi sono trovato bene. Chiaramente siamo sempre nell'alveo delle piccole case editrici che hanno qualche difficoltà a promuovere numerosi autori che pubblicano,
diciamo che un po' c'è un certo supporto da parte loro, l'autore non è totalmente da solo. Non è. Sì, e poi sono stato abbastanza contento di come hanno curato la pubblicazione, sia l'editing sia la parte grafica, ovviamente tutto assolutamente non a pagamento. Importante dirlo, eh? Sì. Anche perché se hai visto qualcuno dei miei precedenti interventi o anche le cose che io a volte scrivo su vari portali online, io grande rispetto per chiunque, niente da dire, però io sono contro l'editoria a pagamento, non mi stanco mai di ripeterlo, come autore, come capita a tutti gli autori. Ho ricevuto proposte di pubblicazione a pagamento che ho sempre rifiutato. Anch'io, come te, ho pubblicato con piccoli editori, tanto ne ho conosciuto più di uno, però la cosa importante, c'è un'unica cosa che li accomuna. Non sono comunque editori che mi hanno chiesto sotto nessuna forma contributi per pubblicare, piuttosto che acquisti vincolati di copia. Mi permetto sempre di dire a tutti gli autori, lo so che l'ambizione e ovviamente il piacere di un autore è quello di vedere pubblicato il proprio libro, perché è assolutamente comprensibile. Io per primo ci tengo moltissimo, quindi figurati se non lo capisco, però non cadete nella trappola di accedere alle prime proposte magari di chi ti dice sai, l'editoria ha dei costi, che è vero, quindi magari ti chiediamo di sostenere una piccola quota che viene presentata in vari modi, dal contributo alla pubblicazione, al contributo alla promozione, all'acquisto vincolato di copie. Dite, vi prego, di no. Esatto, sì, Gli mi associo. editori, sì, no, gli editori professionali, secondo me, sono quelli che credono nella tua opera, nei limiti delle loro possibilità la promuovono, fanno anche un servizio di editing in questo caso. Poi è ovvio che un piccolo editore non ha i mezzi tecnici e finanziari di Mondadori o Feltrinelli o altri grandi gruppi editoriali, perché è ovvio che quelli sono dei colossi, ragazzi, è un dato di fatto. Però comunque sia, secondo me è un buon punto di partenza, mentre mi permetto di dire che io non sono favorevole né all'editoria a pagamento né alla autopubblicazione, ma opinione mia, che sono credo padronissimo di esprimere. Io non ho mai voluto pubblicare a pagamento e mi permetto nel mio piccolo di consigliare a tutti gli autori di non farlo. Tutto qui. Poi ognuno, per carità, padronissimo di fare quello che vuole. Io la penso così e non mi stanco mai di ripeterlo. Sono d'accordo. Diciamo che questa cosa che tu hai detto potrebbe essere, per esempio, un buon consiglio su chi dovesse vedere questa intervista e dire sto cercando l'editore. Ecco, già, avere una, come dire, qualche indicazione da chi ha già avuto l'esperienza, secondo me è una cosa assolutamente importante. Sì, assolutamente. Tra l'altro, un paio di settimane fa Michele Caccamo, che è l'editore del Seme Bianco, ha lanciato proprio una richiesta di ricevere nuovi manoscritti per valutare. Quindi, da questo punto di vista, evidentemente sono ancora interessati a cercare nuovi autori. E anche perché, tra l'altro, vabbè, qui sembra che voglio un po', diciamo, tirare l'acqua al nostro mulino. È chiaro che qualcuno pensa che l'autore esordiente, come dire, valga un po' meno di un autore già famoso e affermato. Sicuramente l'autore più famoso e affermato ha più visibilità, è normale, però personalmente io ho letto molti libri di autori esordienti, magari anche pubblicati con piccole case editrici, che veramente hanno un grande valore da ogni punto di vista. Poi il discorso della promozione, continuare a dire lì, è anche una questione, detto brutalmente, di soldi e di mezzi. Cioè, se tu pubblichi o vieni scelto per essere pubblicato con una casa editrice più grossa, è ovvio che la visibilità è maggiore, per il semplice fatto, per esempio, che il tuo libro è sullo scaffale delle librerie, che è cosa che per un autore esordiente è sicuramente più, improbabile, perché è normale che il libro lo trovi, magari ecco, lo trovi online, lo trovi magari nella libreria delle persone che ti sono vicine, ma ecco, un libro di Mondadori lo trovi, voglio dire, da Bolzano a Lampedusa, ma in qualunque libreria lo trovi, ecco, il discorso, la differenza non è poco, è anche questa.
Io ti ringrazio, Edoardo, è stato molto interessante. Sono sicuro che questi due libri che hai scritto, ricordaci tu i titoli per cortesia. E Senza fili e il quaderno del fato. anche quello che seguirà, magari avremo occasione di tornare a parlarne nuovamente qui quando sarà pubblicato, naturalmente mi farà sicuramente piacere. E continuo a dire, penso che siano libri che affrontano. A me personalmente interessano e sono sicuro che interesseranno anche a tante persone che ci hanno ascoltato e che vedranno questa nostra intervista. Ti rinnovo l'invito, quando pubblicherà ci risentiamo e parleremo anche del terzo libro a questo punto che pubblicherai. Grazie Edoardo, grazie a tutti per averci seguito come sempre e ci vediamo domani con un nuovo appuntamento. Domani avrò un'altra scrittrice, in questo caso mia ospite. Grazie a tutti e buona serata. Ciao Paolo.